Buongiorno, qui con noi Corrado Brigante, vicepresidente della Camera di Commercio della provincia di Lecce. Benvenuto. Grazie a voi. In aula ha spiegato come lo sportello telematico può aiutare le imprese, ma anche i professionisti, ma gli stessi cittadini, a evitare errori durante la compilazione delle pratiche. Come mai e perché e come funziona? Sicuramente sono delle ammonizioni d'obbligo. Che spesso e volentieri si pensa che fare una domanda è solamente riempire quei quattro formulari con le risposte ed è fatto tutto là. Non è così. Bisogna dare consulenza alla persona che si ha di fronte. Bisogna andare a dire, lei sta facendo questa iscrizione, ha questi pregi e questi difetti, oppure ci potrebbe succedere questo. Noi vorremmo sapere da te effettivamente quello che tu vuoi fare o qual è il tipo di attività che vai a intraprendere. Che andare a dire alla persona di che, dove va incontro o di che cosa ha bisogno veramente, è molto importante che ci sia la persona di fronte che sia molto addentro al problema e pronta a darle quei consigli che sono utili, perché poi sappiamo dopo, per riprendere tutta quell'intera domanda di nuovo significa fare discorsi molto più farraginosi, insomma, ecco perché e lo sportello telematico aiuta in questo senso? Aiuta in questo senso e fornisce tutte le indicazioni, ecco perché io dicevo che l'interfaccia, la persona che sta di là deve avere conoscenza specifica dei problemi e aiutare l'impresa, aiutare la persona che porta l'iscrizione.